Mi chiamo Stefano Melta e sono un giovane rappresentante dell'ANEA, che è l'Associazione Nazionale degli Immigrati in Australia e in America. E, è un'associazione che è nata da alcuni eh, ex emigrati, soprattutto originariamente in Australia, che tornati in Italia si sono trovati, si sono trovati a, a dover dialogare con persone che non avevano avuto esperienza del... Del viaggio e quindi dei sacrifici e quindi del, del bagno di umiltà, di tante cose che rendevano eh, questa classe un po' difficile da, uh, da reintegrarsi. Quindi... Eh, è nutrita costantemente da un desiderio di sentirsi parte di un gruppo che ha vissuto esperienze comuni e che quindi si trova anno dopo anno in occasioni annuali appunto a rivivere questo, comunque, questo sentore, questo essere parte dello stesso gruppo e principalmente è questo cioè, l'obiettivo della NEA, cioè tenere saldo questo gruppo soprattutto di gente anche magari un po' nostalgica ma che comunque sente il bisogno di condividere questa esperienza con chi come loro l'hanno fatto. Organizzate quindi degli eventi o delle occasioni di incontro tra le persone? Sì, principalmente sono appunto pranzi o cene o comunque c'è un evento annuale che viene fatto ogni anno intorno a settembre. E... E vengono, di solito vengono portate avanti anche campagne comunque di informazione perché la maggior parte di noi, comunque, sono vecchi o comunque parecchio anziani, e, e quindi c'è bisogno comunque di costanti informazioni. Per esempio, si sono portate avanti crociate per quanto riguarda le pensioni, e creando appunto spunti di dialogo tra l'ambasciata italiana e quella, magari, australiana. E ci sono state anche delle conquiste, quindi continuiamo a mantenere questo dialogo di modo da portare avanti questo rapporto. Sei stato rappresentante della NEA durante questo meeting dei giovani veneti e oriondi veneti. Come ti è sembrata questa esperienza? È stata ed è sicuramente un'esperienza estremamente positiva perché è sempre bello venire a contatto comunque con delle realtà e con delle identità venete pur in giro per il mondo. E è bello vedere che comunque le iniziative giovanili sono sempre molte, ci sono molti spunti, ci sono molte idee, ci sono molte identità ci sono tante volte degli spunti di riflessione sulla propria identità, proprio a partire da qualcuno che magari vive o è contestualizzato comunque in un ambiente molto diverso.